Ragazzi, buongiorno. Devo guardare lì, non là, lì. È parecchio davvero tanto che non pubblico un video. Ma che ci possiamo fare, ognuno poi ha la propria vita e ha cose da fare. Ovviamente il lavoro ha portato via del tempo, è normale non poter stare dietro a comunque qualcosa che era un passatempo. Ma riprendiamoci tutto, adesso pian pianino ricomincerò a fare video. Non so se li farò sui Griffin, non credo in realtà. Non sono molto soddisfatto perché inizialmente era quello il mio obiettivo, fare video dei Griffin, che a me e alla mia compagnia comunque piacevano un botto e piacciono tuttora. Il fatto è che per il tempo che ci dedicavamo e i, tra virgolette, pochi profitti, anzi i più miseri nulli che si sono visti, alla fine abbiamo deciso di non fare più niente, perlomeno con i Griffin. Volevo ringraziarvi perché in questo periodo di inattività il canale ha continuato a crescere. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Ora siete liberi di continuare a seguire oppure vi disiscrivete, non c'è assolutamente problema. Adesso invece inizierò a raccontare un po' su di me, sulla mia vita, cosa faccio, che cosa non faccio. Non faccio assolutamente un cazzo, oltre al lavoro. E in questo video parleremo dei miei animali. Sì, lo so, dovrei stare un po' più fermo e guardare lì, ma non ci riesco, quindi attaccatevi. Ok, partiamo col video. Innanzitutto, io ho due cincilla. Sono dei roditori bellissimi, bellissimi e assolutamente morbidi. Ora sto cercando di placare la bestia nera, che è lui. Lui, il mio nerone, fatti vedere, sgorbietto. Vabbè, ve li faccio vedere uno alla volta perché è troppo difficile da prendere. Perlomeno due. Lui è un cincilla. È bellissimo. Sono animali provenienti dalle Ande. Quindi sanno a temperature molto fredde, comunque fredde, non molto fredde, ma fredde. Dato che si trovano molto in altezza. Sono stra teneri e simpatici. Sono bravi, saltano dappertutto tranne lui. Lui è il demonio, guardate gli occhi di paura. Lui è il demonio perché ogni tanto riesce a sfuggirmi. Ok, ora è andato dietro la TV. Ok, ce l'ho fatta, l'ho ripreso. Lui è nero, molta originalità. Sono bellissimo, bellissimo. E sono gli animali, se non mi sbaglio, col pelo più morbido al mondo. Nonché sono stati cacciati oltre che per la loro carne, strano, per quanto, guarda, io metto la mano, affondo un sacco nel pelo. Quindi non so che carne ci mangiavano, però la pelliccia era molto cacciata e pregiata, quindi è tuttora purtroppo, ma... Ok. Questo qua è il mio nerone. Come vedete ha un pelo nero, ora è sceso. Sono vari tipi, perlomeno da quel che so io, tre. Tipo ci sono gli albini classici, che poi ve lo faccio vedere perché la femmina è albina. Cioè, loro nero. Ma che casinista. Ah, ok. Dicevamo, ci sono tre tipi di mantelli. Alla fine c'è questo nero, c'è l'albino e alla fine c'è quello che sia lo standard, che è il grigio, il classico grigino. E stai un attimo fermo. Ok, boom, bellissimo, bellissimo. Sono animali che saltano davvero tanto, sono dei salterini. E adesso prenderò l'albina. Ok, sono riuscito a prendere Bianca, che è lei. Oddio, ma è tenerissima. Non dare il culo ai tuoi spettatori. Guarda che bella che è. È una cincilla maestosa, è poderosa, è bellissima. È qualcosa di unica e rara. La mia Bianchina, allora, quando era più piccola, quando era cucciola, aveva il pelo molto molto più bianco ed è per quello che l'ho chiamata Bianca. Ed è stupenda. Eccola, guardala, ho detto, guardala. Sì, rosicchia. Bellissima. Comunque, come dicevo, sono animali che saltano molto, quindi hanno bisogno di tanto spazio per saltare o comunque per muoversi. È una gabbia costruita in verticale, quindi in altezza, con ripiani dove loro possono saltare di qua e di là. Come mangime sono vegetariani, mangiano principalmente bacche, erba, queste cose qua in natura. Io gli do del pellet, del fieno. Oh, Bianca. E poi loro sono animali molto
fragili, quindi non li consiglio a magari a bambini più piccoli, cose del genere, non lo prenderei, anche perché la minima mossa falsa o la schiacci o comunque saltano e possono dar fastidio. È bellissimo. Guarda, boom, sei caduta anche dalla cosa. Ok, sono riuscito a prenderli tutte e due, senza che uno scappasse di qua e di là. Guarda che bella coppia, sono stupendi. Credo che siano madre e figlia. Oh, Bianca, mi cadi. Sono madre e figlio, molto belli, teneri, sono... Ok, nero è scappato, ha appena fatto un salto assurdo. Comunque ragazzi, sono bellissimi, sono, comunque dicevo, non li consiglio magari a bambini più piccoli, perché come sistema di autodifesa loro rilasciano tantissimo, ma tanto pelo, perché da quel che so ne hanno tipo 80 per poro, quindi magari dove noi abbiamo un capello loro ne hanno 80, è una cosa assurda. E come autodifesa, da quel che so, anche se vengono presi o attaccati per la coda, si stacca. Hanno questo sistema qua che quando vogliono possono staccare la loro coda per difendersi. È bellissimo. L'avrò detto mille volte, ma è bellissimo. E niente, adesso vi lascio con qualche clip dei miei toponi e ditemi poi cosa ne pensate. Porco, levati di lì. Fai a posto. Nero. Oh, scendi, schifoso, scendi. Dai. Cazzo salti ovunque. Ancora. Ma siete dei porci. Guarda lì. Fine. Bello, ma quanto sei bello. Sei bellissimo. Sei il mio Nerone. Bianca stavi per cadere e farti molto male. Dai, spostati così scende anche Nero. Scatenati stasera, che cazzo c'avete? Mamma mia, guarda, proprio qui davanti, proprio scostumati. Godiamoci gli atti sessuali dei cincillà. Sì, schifoso maledetto, ti fai una pompa da solo adesso. Piccolina, diventerai mamma allora. È così? Già sei grassa adesso, immaginati quando sarai incinta. Sono obesa. Ok, siamo arrivati alla fine del video. Spero che le mie due belve vi piacciono e nel caso fatemelo sapere con un bel commento. Lasciate un bel like e ragazzi, al prossimo video.